Ennesimo traguardo raggiunto dal karateka Christian Ferrara, che prima di partire per Parigi dovrà far tappa a Roma dal 17 al 23 gennaio, essendo stato convocato per uno stage organizzato dalla FIGILCAM, esclusivamente indirizzato ai ragazzi che saranno protagonisti nel percorso preolimpico. Sì, diciamo che sono molto contento, molto emozionato perché comunque è un'occasione per prepararmi al meglio per la gara di Parigi. E devo sfruttare al massimo questa occasione che mi è stata data perché comunque non è che è stata data a tutti, quindi credo cercherò di fare il meglio perché comunque ultimamente sto dando il meglio di me stesso e quindi voglio provare a dare di nuovo tutto me stesso per la nazionale italiana. Ecco, sei giovanissimo, che effetto fa poter partecipare a questi eventi e risultare il più piccolo del gruppo? È una bella cosa perché comunque mi conoscono tutti, ho sempre avuto un approccio diverso agli altri perché comunque non sono uno che si tira indietro, ho sempre avuto relazioni e rapporti anche, diciamo, ho combattuto con gente persone più grandi di me che comunque aveva più esperienza e ho sempre ricevuto solo complimenti perché comunque il lavoro ripaga sempre. Ci sarà a Parigi subito dopo lo stage di Roma. Quanto ti senti pronto? Soprattutto, qual è il tuo obiettivo? Parigi è una bella gara perché non partecipano tutti, siamo 100 e nessuno di questi 100 parte sfavorito, quindi non c'è l'incontro facile, l'incontro difficile. Sono tutti incontri dove bisogna tenere la concentrazione al massimo e non sbagliare poco perché ogni punto dove tu sbagli ti colpiscono e quindi va a finire che dopo tutta la gioia, dopo tutto per un piccolo errore, si toglie tutto così dal nulla.